Buon salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video di Gamers Earth. Io sono Kira e oggi siamo qui per la nostra solita puntata sulla fanfiction di Sebi, ossia Apex Legends, catastrofe imminente. La scorsa volta abbiamo iniziato questo secondo capitolo dove abbiamo visto questo sequestro, che è appunto il titolo di questa parte, da parte delle leggende della navicella spaziale che le avrebbe dovuto condurre a Kings Canyon, comandata da Blisk, quindi c'è stata l'introduzione di questo personaggio nuovo. Loro l'hanno sequestrata per riuscire ad andare a confine del mondo, dove loro potevano vedere cosa effettivamente aveva combinato Caustic nel capitolo 1. Comunque, io vi consiglio, per chi se lo fosse perso, di andare a vedersi comunque gli episodi sul primo capitolo di questa fanfiction, che si chiamava Fantasma Pezzi, dedicata alle missioni della season 5 di Loba, da cui prendevano molto spunto, mentre questa volta queste non traggono spunto dalle missioni della season 5. Season 6, anche perché essendo solo esclusivamente fumetti, diciamo che per il creatore doveva essere un pochino più complicato prenderne spunto. Possiamo già intravedere il secondo titolo di questa seconda parte, appunto, sia Rampart, quindi ci sarà l'introduzione di questa nuova leggenda. Prima di incominciare, però, volevo ricordarvi di iscrivervi al canale perché ogni giorno portiamo un nuovo video alle 15 e che in descrizione abbiamo il link di Telegram, Twitch e Discord se vi facesse piacere parteciparvi. Rampart! Blisk e l'intero equipaggio furono portati in una stanza per evitare che interferissero durante il viaggio. Di guardia stavano Mirage e Pathfinder. In sala di comando invece c'erano Crypto, Loba e Bangalore. Gli altri erano nelle loro rispettive stanze. Arrivati a destinazione, riuscivano già a vedere la zona dove atterreranno. «Sono cambiate parecchie cose», disse Crypto. Infatti, non promette nulla di buono, gli rispose Bangalore. Ah sì, anche perché in effetti questa confine del mondo è appunto la confine del mondo della Season 6, quindi con tutti i dispositivi nuovi della Hammond, tra cui il razzo e gli avamposti. Quindi sì, in effetti per loro sono state diverse modifiche. Dovremo vedere se queste modifiche per il creatore di questa fanfiction corrisponderanno oppure saranno legate in qualche modo a tutti i rigiri che ha fatto Caustic, oppure se non c'entrano niente, andremo a vederlo più avanti. Appena solcarono il confine, un cannone antiaereo li attaccò. Furono colpiti uno dei motori e iniziarono a precipitare drasticamente. Ci hanno colpiti, cazzo! Rispose Loba. Precipitiamo! Si schiantarono fortemente al suolo, danneggiando drasticamente la nave. Fortuna vuole che, essendo una grande nave, attuì il colpo senza causare danni all'equipaggio e al team. Furono solo sballottati un po'. I ragazzi all'interno cercarono di riunirsi nella sala principale per fare rapporto. Mirage e Pathfinder si assicurarono che gli ostaggi stessero bene. Alla fin fine volevano solo la nave per arrivare a destinazione. Una volta fatto rapporto, si incamminarono armati di R301, ma appena uscirono, arrivarono alcuni mezzi dell'IMC, pieni di soldati armati di Flatline, che aprirono il fuoco contro di loro. Alcuni si ripararono dietro i rottami e iniziarono a sparare. Altri invece dietro a qualche roccia. Sì, infatti, come aveva anticipato Sebi, come ho già detto comunque nello scorso episodio, questa parte, questa seconda parte della fanfiction, quindi scusate, questo secondo capitolo della fanfiction, sarà molto dedicato alle sparatorie, quindi più che a un'introduzione appunto dei personaggi come è stato nella prima parte. E io infatti avevo detto che è giusto che fosse così, anche perché appunto Apex è un gioco in cui si spara tanto, quindi è giusto che nella sua fanfiction ci sia questa parte. Vedendo il grande numero di soldati, Gibraltar decise di lanciare la sua ultimate per eliminarla il più possibile. «Sto aprendo i cieli, gente!» urlò Gibraltar. Piombarono addosso i soldati delle mine, che esplosero al contatto con il terreno, uccidendone una manciata. Ma subito arrivarono altri rinforzi. Il gruppo era in netto svantaggio. Dopo qualche raffica di colpi iniziarono a finire le munizioni, a tal punto che stavano per essere sovrastati. A un tratto sentirono il suono di un ammitragliatore pesante sparare contro i soldati dei mici, colpendoli ripetutamente. Una volta fatti fuori tutti, arrivò lei, Rampart, bellissima come presentata, proprio di scena. E mi piace come è stata presentata questo aiuto all'improvviso per la leggenda. Ballo, ballo, mi piace. Peccato che poi non serve granché Rampart, però ok. «Tutto bene, colleghi?» rispose Rampart. «Non avete un bel aspetto!» E rise divertita. «Sì, tutto bene, fanculo!» rispose Bangalore. «Dai, su, un po' di allegria, ragazzi!» «Ma chi diavolo sei?» «Io sono Rampart, un meccanico che costruisce armi, veicoli e roba che esplode!» «Perché ci hai aiutato?» le chiese Bangalore. «Vedi,
Quando ho visto dal mio bunker che la vostra nave ha varcato i confini di World's Edge, mi sono subito affondata dentro la mia jeep e appena sono uscita ho visto la vostra nave precipitare. Sapevo che l'IMC avrebbe tentato di uccidervi. Che ci fai qui? Le domandò Bunger. La Hammond sembra aver presidiato tutta la zona. Gli aiuto a costruire quel razzo gigantesco laggiù, le rispose Rampart, e indicò un razzo bianco su cui era stampato Hammond con due grandissime cisterne ai lati. Sei una di loro, le disse Bangalore. Oh, fermati collega, so che Lemon stava escogitando qualcosa di losco, quindi ho deciso di indagare un po', ma da sola non riesco. So che ha parecchie aree qui a World's Edge, dove nasconde fabbriche e sperimentano armi di distruzione di massa. E tu li stai aiutando? Devo pur guadagnarmi da vivere. Dopo una discussione un po' accesa, Rampart li invitò nel suo bunker per parlare di quella situazione e cercare di capire qualcosa di più su cosa stesse succedendo. Ma i poveri ostaggi della navicella? Cioè, lo sono. Una volta entrati nel bunker, la cui entrata era in una galleria vicino a Skyhook, si doveva passare attraverso una botola che scendeva per 20 metri, per poi arrivare a una grande stanza che sembrava essere una sala mensa. C'erano tre grandi corridoi, quello principale portava nella sala di comando, dove al centro c'era un centro di controllo che mostrava tutta la mappa. Ai lati dei computer si controllava il sisma, il meteo e le temperature ambientali. In un altro il radar e alcuni comandi per gli armamenti. E infine, dall'altro lato, c'erano dei controlli per le telecamere e la radio. Nel corridoio a sinistra, invece, si procedeva verso la zona dormitorio, dove c'erano ben 16 camere. E in fondo una porta che collegava tutto l'officina al garage, dove c'era un'altra grande porta che conduceva verso l'esterno. La zona garage era molto grande, si potevano costruire o riparare veicoli e velivoli. Al centro di esso c'era un parcheggio per una navicella, dove per l'appunto era posteggiata un'altra navicella. Nella parte sinistra invece c'era un mini parcheggio per alcuni veicoli. Infine, nel corridoio a destra, c'erano le sale mediche, con una sala operatoria, una dei servizi igienici e alcune camere adibite al primo soccorso. Non mi ricordo più un cazzo, cioè dovessi disegnare questo bunker di Rampart, mi sono persa. Eccoci qua, rispose Rampart, questa è casa mia. È un vecchio bunker dell'INC che ho ristrutturato personalmente, sistemato e rimesso in funzione. Per una persona sola è molto grande, lo so, ma c'è spazio a sufficienza per tutti e c'è tutto quello di cui avete bisogno. Facciamo un tour? Dopo aver visto il bunker, che era super all'avanguardia, rimasero tutti colpiti e sorpresi. Si diressero nella sala comando e si misero tutti attorno al tavolo operativo. Dai, Rampart, disse Bangar, spiegaci un po' cosa si trova di nuovo qui a World's Edge. Ok, allora, questa parte è stata molto più corta della scorsa, almeno mi è sembrata leggendo fosse più corta, bisogna dire che comunque l'altra era anche introduzione del capitolo 2, quindi ci stava fosse leggermente più lunga, come infatti era stata leggermente più lunga la fine del capitolo 1. Quindi è stata un po' più corta, non ci sono stati tanti personaggi che hanno comunque preso la parola, alla fine Crypto e Loba hanno fatto giusto un po' le comparse come Gibraltar. Alla fin fine quelli principali sono stati Bangalore, che lo è quasi sempre, e giustamente Rampart, ma perché appunto questa parte è dedicata a lei. Mi è piaciuto molto la sua introduzione, in effetti. È stata un'introduzione proprio alla grande, con questo combattimento nel quale loro erano in svantaggio, e secondo me in questa maniera qua ha presentato al meglio Rampart con Sheila e con le sue abilità. C'è stata molto questa sorpresa del fatto che lei comunque stia lavorando per aiutare la Hammond. E vorrei capire come andrà avanti questa situazione. Anche perché, appunto, le nostre leggende sono qua per andare in contrasto con la Hammond e per fermarli da quello che stanno cercando di fare. Mentre Rampart li sta aiutando non per volere, ma più che altro per guadagnarsi comunque appunto da mangiare. Bisogna capire se in un futuro comunque Rampart, con il lavoro che sta facendo, in qualche modo li potrà aiutare, visto che è lei che crea il razzo. Allora, noi sappiamo che ci sarà un capitolo 3, quindi è possibile che nel capitolo 3 molto probabilmente andranno su Olympus. Visto che è Rampart che sta aiutando con la creazione del razzo, è possibile che, diciamo che questo sia, potrebbe essere, scusate, un lasciapassare per andare in un futuro su Olympus, però vabbè, questo non lo so, si vedrà poi. E non vorrei esplorare cose senza volerlo, quindi sto zitta.
Volevo dire, bisogna vedere se in che se e in che modo Rampart potrà aiutare le nostre leggende a bloccare quello che sta facendo la Hammond. Anche perché, dopo tutto, Rampart non so quale scopo possa avere per cercare di bloccarli, perché tutti gli altri lo hanno avuto e soprattutto hanno avuto quella faccenda anche con Caustic. Però Rampart è spuntata un po' così, diciamo, era già lì, ma non si capisce, non si sa nulla del suo passato, e non viene spiegato niente, lei si presenta come un meccanico, li porta al suo bunker, però non c'è questa grande conoscenza. Bisogna vedere se più avanti verrà intensificata questa conoscenza o meno. Io intanto aspetto con fremito la prossima parte, in cui so che verrà rilevata una coppia delle nostre amate leggende. Anche perché comunque a me piace il fatto che nel fanfiction ci siano un po' di ship, un po' di storie d'amore. E Stevie ha avuto questo gran cuore da metterne qualcuna apposta per me, quindi non vedo l'ora la prossima volta di vederlo, perché se non ricordo male mi aveva detto che era nella terza parte del secondo capitolo, quindi la prossima settimana. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate di questa parte qua e della fanfiction in generale, e anche secondo voi cosa potrebbe fare Rampart e in che maniera potrebbe aiutarli per questa cosa della Hammond. Poi boh, magari alla fine Rampart è contro di loro e potrà essere il prossimo nemico, questo noi non lo sappiamo. Potrebbe essere un nemico duro in effetti da sconfiggere con Sheila. Però si vedrà. Vi ringrazio anche oggi per aver seguito insieme a me la fanfiction e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!